All'ospedale di Mussomeli in provincia di Caltanissetta è stata avviata un'ulteriore offerta sanitaria per tutto il territorio del Vallone Lisseno. Si tratta del servizio di donazione del plasma Rino Pitanza. Ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. La Fraters oggi in campo insieme a tante altre associazioni e tanti volontari per il territorio. Intanto buongiorno a tutti, oggi sono contento non solo per Mussomeli ma per tutto il territorio dell'Alto Platene, perché il servizio che oggi è la donazione del plasma è offerto non solo per Mussomeli ma per tutto il territorio. E intanto voglio dire pubblicamente grazie a tutti i donatori di sangue, ai presidenti che ci sono susseguiti in questi anni, a tutti coloro i quali sono spesi per la Fraters, perché oggi il risultato di oggi è la sommatoria di tutto il sacrificio e impegno di volontariato che la Fraters ha fatto in questi decenni. Un grazie oggi lo vorrei dare anche a questi primi donatori di plasma, che sono stati diciamo tra virgolette le cavi, ma non è questo, perché è venuto per una professionalità così alta, così come il dirigente del centro trasfusionale di Caltanissetta, nonché la sua assistente infermiere, quindi di alta professionalità. Invito tutti e do un appello: venite a trovarci alla Fraters, perché donare significa donare vita. Noi non ringraziamo mai abbastanza i volontari che fanno questo lavoro, perché se dietro a una buona riuscita di una raccolta di sangue, piuttosto che adesso abbiamo iniziato questo percorso della raccolta del plasma, c'è l'abnegazione, c'è il sacrificio, c'è la voglia di aiutare la gente che ha bisogno, e questo lo fanno i volontari a tutti i livelli. Per cui grazie da parte di tutti noi. Ma è uno step, sì, ma è uno step da estendere a tutta la provincia di Caltanissetta. Perché vedete, il plasma, al pari delle mazze concentrate che utilizziamo in terapia moltissimo, pensate che a me il fine settimana arrivano le richieste dei pazienti da trasfondere la settimana successiva. Quante sacche pensate ci possano volere? Ve lo dico io, una settantina solo per i pazienti talassemici, quindi vuol dire 70 donatori diversi a settimana, più tutto il resto, quindi pensate, pronto soccorso di Caltanissetta e Gela, l'ospedale di Mussomeli, l'ortopedia e così via. Quindi pensate come siano importanti i donatori, no, io li devo ringraziare fortemente, perché veramente ho trovato, è da 3 anni che sono qui a Caltanissetta, ma una risposta sia del personale sanitario che dei donatori volontari veramente grandissima, e sono strafelice di poter crescere insieme a voi. È un'ulteriore offerta che la nostra associazione, la nostra storica Fraters, che ormai è presente a Mussomeli da decenni, e aggiunge all'offerta dei servizi che già svolge, la donazione del plasma, importante perché consente, appunto, come dicevo, di arricchire l'offerta di volontariato sanitario, ma consente soprattutto di poter mettere a disposizione questa parte importante del sangue sottoposto a centrifuga, che viene poi utilizzata nello sviluppo di farmaci. Questo consiglio ha voluto, il consiglio della Fraters ha voluto iniziare questa nuova avventura, la donazione del plasma, e noi tre, io, Enzo e Dario, oggi, oltre a chiedere di venire a donare, abbiamo voluto dare l'esempio. La donazione del plasma è assolutamente, come dire, semplice, così come anche la donazione del sangue. Addirittura possono donare il plasma anche persone che magari non sono abilitate a donare il sangue, magari hanno un valore dell'emoglobina più basso, quindi la donazione del plasma la possono fare, la donazione del sangue magari no. Per cui dopo tanti anni anche la Fraters di Mussomeli inizierà con la donazione del plasma. Speriamo di entrare al regime, farne almeno una settimana.